Body Intelligence and Biohacking, Technology and Emergency Practice. Il corpo che abitiamo rappresenta il vascello che ci permette di navigare nella nostra vita e solo per questo merita il nostro rispetto. Questa macchina biologica è molto complessa, tanto da essere ancora sconosciuta in gran parte, ma anche capace di prendersi cura di se stessa. C'ha l'abilità nell'autoriparazione, nell'autorigenerazione, nell'autobilanciamento, basti pensare al meccanismo che si innesca quando abbiamo una ferita. E tutto quanto, quindi il meccanismo tende nella nostra macchina biologica a un costante e naturale equilibrio. Questo è per noi la body intelligence. Quindi prendersi cura di se stessi, riportando la nostra attenzione al rispetto per il corpo che ci permette di vivere ogni giorno su questo pianeta. Significa diventare consapevoli e prendere coscienza del fatto che uno stile di vita sano è quanto di meglio possiamo offrire alla nostra complessa macchina biologica. Per fare questo, 5 anni fa, abbiamo studiato e realizzato un metodo che si chiama Better Self Design, in cui scopo è riportare in equilibrio il corpo fisico attraverso tecnologie e pratiche inedite che hanno avuto e hanno tuttora risultati degni di nota. Lavorando a livello cellulare, perché il nostro focus è salute cellulare, infatti partiamo dalla base, cioè dai mattoni, e come avviene per ogni costruzione, migliori sono i mattoni, migliore sarà il modo in cui l'edificio si conserverà, perché noi siamo la somma delle nostre cellule. E non dimentichiamo che in una struttura complessa come quella dell'essere umano, lavorare bene sulla macchina biologica significa anche avere una rispondenza positiva ed impattante anche sulla nostra mente e sullo spirito. Ma perché parliamo di macchina in riferimento al corpo fisico? Qualcuno diceva prima la Lamborghini. Ci sono sicuramente delle similitudini tra biologia e informatica. La nostra lunghissima evoluzione ha attraversato periodi di adattamento e feedback, un po' come avviene per le macchine, ma l'essere umano è molto più di una macchina. Nell'accezione comune che diamo a questo termine, e per questo noi che lavoriamo come biohacker, ossia come operatori in grado di ridisegnare e ottimizzare il benessere e le performance del corpo e della mente. Quindi è importante avere il focus sull'ottimizzazione e le performance. Con il nostro metodo, la persona è vista come un network integrato che ha bisogno di alcune modifiche che le permetteranno un cambiamento stabile e migliorativo nel tempo. Il nostro approccio metodologico, con la sua raccolta dati, ci permette di capire anche le variabili e di modificarle nel caso in cui ciò si rendesse necessario. Come si lavora con il metodo Better Self Design? Vediamo in concreto cosa prevede il mio approccio. Partiamo dall'idea che ognuno è diverso e per questo, pur iniziando dalla stessa base, ogni approccio è totalmente personalizzato. Attraverso dei test quali analisi del sangue, test genetici ed epigenetici, analisi della variabilità cardiaca e del sistema nervoso autonomo, del microbiota, raccogliamo i dati e con uno sguardo sempre rivolto all'epigenetica e al fatto che lo stile di vita è determinante nel prevenire le patologie o per tenerle sotto controllo, utilizziamo dei innovativi protocolli personalizzati che aiutano le persone a migliorare se stesse e di conseguenza la qualità della loro vita. Noi puntiamo sulla qualità della vita delle persone. Grazie anche alla tecnologia NanoV, al training ipossico, alla nutraceutica, alla red light therapy, alle tecniche di respirazione o ad altri procedimenti e strumenti che fanno parte del mio metodo, lavoro sulla cattiva abitudine di dimenticarsi del corpo, permettendo alle persone di prendere coscienza e consapevolezza di chi sono e di come la loro macchina biologica funziona. Il risultato? Ognuno diventa responsabile della propria salute in una chiave preventiva. Il nostro obiettivo è mettere le persone in una condizione di praticare uno stile di vita sano e adatto a loro, quindi personalizzato per ciò che sono loro. E finora questo mi ha dato moltissimi risultati, anche su patologie piuttosto invalidanti come la fibromialgia, MCS, sensibilità multipla chimica, e patologie autoimmuni. Noi non abbiamo affatto la pretesa di curare le malattie, ma possiamo aiutare le persone a vivere meglio,
anche al persistere della patologia con un netto miglioramento della qualità di vita. La scienza ci viene in soccorso, ma riprendersi il rispetto per se stessi come artefici della propria salute va oltre l'idea scientifica e diventa un concetto da interiorizzare ogni giorno. Ed è proprio per questo che la comprensione della propria responsabilità personale a metterci nelle condizioni di cambiare, perché se siamo noi gli artefici della nostra vita, lo siamo anche dei nostri cambiamenti. Un approccio salutare e preventivo e rispettoso ci permette infatti di evitare il più possibile le malattie. E l'integrazione scientifica più che farmacologica ci aiuta ad anticipare eventuali patologie con grande risparmio economico per le strutture sanitarie di ogni nazione, perché la salute del cittadino determina la salute di ogni nazione. La ricerca scientifica ha dimostrato i numerosi benefici per il corpo umano che derivano da uno stile di vita sano che rispecchia il metodo Better Self Design. Vi leggo alcuni estratti. Per i benefici di un'attività fisica regolare, citiamo lo studio pubblicato dal Journal of Applied Psychology, che afferma che l'attività fisica regolare promuove la salute cardiovascolare, riduce il rischio di malattie croniche come l'obesità e il diabete tipo 2 e migliora la funzione cognitiva. Un altro studio relativo ai benefici della riduzione dello stress è quello condotto dalla Harvard Medical School, in cui si sostiene che pratiche come meditazione e lo yoga possono ridurre i livelli di stress e migliorare la salute mentale, portando a un impatto positivo sul sistema immunitario e sulla funzione cardiaca. Naturalmente, questi abstract rappresentano solo una piccola parte delle ricerche. E i benefici di uno stile di vita sano oggi sono ampiamente condivisi anche dalla comunità scientifica. Ma a questo punto potremmo andare al di là dello stereotipo, sconfinando nel campo delle emozioni e dei traumi rimossi, spesso causa vera delle malattie che ci affliggono. Perché se lavoriamo senza sosta, troveremo la migliore versione di noi stessi, anche grazie ai pilastri che fanno parte del nostro metodo. Inoltre vorrei ricordare come il tema di miglioramento dello stile di vita in una visione olistica, cioè in una visione dell'essere umano nella sua interezza e non solo come un agglomerato di parti, è di grande attualità e si sta diffondendo sia in ambito sanitario, manageriale e anche sportivo. In futuro, infatti, i dati biometrici e la loro analisi potrebbero arrivare addirittura a condizionare alcuni aspetti della nostra vita sociale e lavorativa, come quelli legati anche alle assunzioni. E per concludere, per il futuro che ci aspetta, i world changers studiano, sperimentano, provano e riprovano, si applicano e creano nuove modalità di lavoro capaci di offrire una vita piena e da sfruttare al meglio. Ma tornando al concetto della responsabilità personale, a nulla tutto ciò sarà valso se non saranno le persone stesse che a loro si rivolgono a fare il maggiore e migliore cambiamento nelle loro vite. E quello che ci auguriamo è che una volta entrate in contatto con le nostre modalità di lavoro, queste persone percepiscano il cambiamento in positivo come il modo migliore per evolvere come esseri umani nella loro interezza.